benvenuti gentili telespettatori di Teleprima ad una nuova edizione del nostro TG Flash che apriamo come di consueto con l'andamento della curva pandemica da coronavirus. Nella giornata di ieri 13.571 test positivi al Covid nelle ultime appunto 24 ore secondo quanto riportato dal Ministero della Salute con 524 vittime in totale da inizio del periodo pandemico. Ci sono stati 83.681 deceduti. Attualmente sono positive in Italia 523.553 persone. In isolamento domiciliare ce ne sono 498.623. I test effettuati sono stati 279.762 tra molecolari ed antigenici con un tasso di positività al 4,9% in aumento rispetto al 4,1% della giornata precedente. Calano di 26 unità le persone ricoverate in terapia intensiva nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 152. Al momento sono ricoverati in rianimazione 2.461 persone, mentre invece calano di 230 le persone ricoverate con sintomi, portando il totale a 22.469. È stato diramato il bollettino anche per quanto riguarda l'unità di crisi della regione Campania, che ha fatto registrare 968 nuovi positivi, con 65 identificati dal test antigenico rapido e 835 asintomatici e 68 sintomatici, che fanno riferimento però solo al tampone molecolare. I tamponi del giorno sono stati 15.343, di cui 1.302 antigenici, per un totale di positivi di 209.482. I deceduti sono stati 42, con 17 nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri. I guariti sono stati 1.940. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione ne sono occupati 100, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria ci sono 3.160 posti a disposizione, tra posti di offerta pubblica e privata ne sono occupati 1.448. Restiamo in regione perché il TAR della Campania si è pronunciato sull'ordinanza relativa all'attività scolastica della Campania, stabilendo l'adeguamento delle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola primaria. La regione aveva già consentito l'attività didattica in presenza fino alla terza elementare e da oggi iniziano le attività in presenza anche per la quarta e la quinta, e questo quanto diramato dall'unità di crisi regionale. Rimangono comunque in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività sono comunque sospese in presenza fino al prossimo 23 di gennaio. Per la secondaria di secondo grado si deciderà dopo il 23 gennaio, come previsto su base regionale, in base a quelli che sono i dati previsti dall'unità di crisi. Sarà comunque emanata un'ordinanza proprio sul punto, che prevederà quelle che sono le decisioni relative all'attività scolastica, ma sarà comunque consentito per i sindaci e le autorità locali di assumere decisioni connesse ai contesti differenti e locali. A Caserta, nuovo bollettino Covid diramato come di consueto dall'ASL di Terra di Lavoro. Si certificano 139 nuovi positivi, con 186 guariti e 10 deceduti. Il numero di tamponi processati è stato di 2019, con un tasso di positività tra test processati e positivi riscontrati del 6,8%, in linea comunque con quanto visto nelle 24 ore precedenti. Maddaloni continua ad essere la città con il maggior numero di contagiati, con 276, seguita da Mondragone con 202 e Caserta con 189. È proprio a Caserta, giornata importante quella di ieri con l'insediamento del nuovo vescovo della città, Monsignor Pietro Lagnese, che è stato accolto con una sentita e toccante lettera dal sindaco di Caserta, Carlo Marino. Ha detto: Eminenza reverendissima, caro Don Pietro, è con infinita gioia che accolgo il suo arrivo nella comunità casertana, terra che lei ben conosce e di cui è figlio. Nel suo primo messaggio ha chiesto
di non essere lasciato solo. Io le prometto, Eminenza, che le sarò a fianco come persona e come sindaco di Caserta sempre, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile per la nostra gente. L'esperienza delle ultime settimane, riporta il primo cittadino con i contagi in risalita, paralizza le nostre famiglie e tutta la società, ma la fede ci porta a reagire, la fiducia alimentata dalla preghiera non ci abbandona. Caserta è il popolo della speranza, ha detto Marino, e con lei, che è un faro di fede, dopo che si è spento quello del Monsignor D'Alise, lo diventerà sempre di più. C'è da intervenire con urgenza e concretezza, con politiche appropriate oggi più che domani. Questo è un impegno per la società civile, per gli amministratori ed è un atto di responsabilità, ma anche per la Chiesa. Ha concluso il sindaco Marino, diamoci una mano, facciamoci coraggio. Con lei al nostro fianco, Monsignor Lagnese, questo cammino sarà sicuramente meno incerto e faticoso. Chiudiamo con il calcio. La Juventus vince la Supercoppa italiana al Mapei Stadium per 2-0, battendo il Napoli di Gattuso. Una partita bloccata, giocata a ritmi bassi, caratterizzati comunque da una grande paura. I bianconeri riescono a portare a casa un trofeo importante reagendo alla sconfitta di San Siro contro l'Inter. Primo tempo molto equilibrato, con la Juve che fa la partita, il Napoli che reagisce di contropiede, una sola grande occasione con un colpo di testa di Lozano, grande riflesso da parte di Szczęsny nella ripresa. I bianconeri partono forte sull'acceleratore e alla fine la sblocca Cristiano Ronaldo su situazione di calcio d'angolo dopo una sfortunata deviazione di Bakayoko. Il Napoli avrebbe anche la chance di pareggiare per un'entrata di McKennie su Mertens che costa il calcio di rigore, ma il capitano Lorenzo Insigne, dopo aver spiazzato il portiere avversario, ha depositato il pallone sul fondo. Alla fine, negli ultimi minuti, su un contropiede fulmineo di Cuadrado, è Morata a siglare il 2-0 che precede di pochi istanti il fischio finale dell'arbitro Valeri. Grande soddisfazione per Andrea Pirlo, che vince così il suo primo trofeo da allenatore. Buona la terza per la casertana, vittoria 1-0 dei rossoblù contro il Bisceglie in trasferta al Ventura, grazie alla rete di Cuppone in apertura della ripresa, che regala tre punti pesanti per i falchetti, che abbandonano la zona play-out rilanciandosi addirittura in zona play-off, considerata la gara da recuperare contro la Juve Stabia la prossima settimana. Il tecnico Federico Guidi ha lanciato nella mischia Gigi Castaldo dal primo minuto e si è affidato all'esperienza dei neoacquisti Del Grosso e Turchetta, mentre invece l'ultimo arrivato Rillo si è accomodato in panchina. L'inizio è della casertana, ma il Bisceglie rimane sempre in partita anche quando comunque subisce la rete dello svantaggio di Cuppone. La casertana è però brava a gestire il palleggio e potrebbe addirittura centrare il raddoppio prima con Castaldo e poi con Santoro, ma alla fine è pericolosa la squadra di casa con una grande risposta del giovanissimo portiere Avella sul fendente di Zagaria. Da segnalare al 47esimo l'infortunio di Konaté per un infortunio muscolare, un problema muscolare che ha costretto il difensore della casertana alla sostituzione. Comunque tre punti importanti per i rossoblù e la terza vittoria consecutiva. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora alle 13.30 con il Prima TG. Da parte mia grazie per averci seguito e a tutti voi arrivederci.